jungle. Al grande fratello VIP, Andrea Zelletta ha lasciato temporaneamente la casa per motivi personali non meglio specificati. La sua sparizione dal reality show di Mediaset è rimasta avvolta dal mistero, tanto che molti telespettatori hanno notato alcune stranezze ogni volta che gli altri concorrenti tornano a parlare dell'ex tronista foto. Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemolcine Italy, succede qualcosa di molto strano nella casa del grande fratello VIP. Gwenda Goria ha avuto una chiara visione di una donna fantasma, un momento decisamente inquietante che però non è isolato, dato che nella casa più spiata d'Italia c'è stato anche un precedente molto simile. Ecco che cosa è successo. Succede qualcosa di molto strano nella casa del grande fratello VIP. Gwenda Goria ha avuto una chiara visione di una donna fantasma, un momento decisamente inquietante che però non è isolato, dato che nella casa più spiata d'Italia c'è stato anche un precedente molto simile. Ecco che cosa è successo. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemolcine Italy. Altro scossone al grande fratello VIP. Andrea Zelletta ha abbandonato la casa di Cinecittà per motivi personali. L'annuncio social degli autori è decisamente vago. Dopo i primi dubbi iniziali di chi parlava di un addio definitivo, è stata la stessa produzione a chiarire che si tratta di una uscita momentanea. Ma sarà lo stesso Zelletta a decidere se rientrare o interrompere la sua partecipazione alla quinta edizione del reality show di Canale 5. In mancanza di conferme ufficiali, sui social si è sparsa la voce di un caso di positività al coronavirus, che potrebbe aver coinvolto un familiare di Zelletta. Al grande fratello VIP Tommaso Zorzi ha di nuovo confessato a Francesco Opini di essere innamorato di lui. Sarà ancora uno scherzo? Una nuova conversazione tra Tommaso Zorzi e Francesco Opini delle scorse ore ha letteralmente messo in subbuglio i fan del grande fratello VIP. Il blogger milanese ha infatti confessato nuovamente al suo amico nonché compagno di avventura di essere innamorato di lui. Se entrambi sono scoppiati in una gran risata, tuttavia qualcuno ha ravvisato nelle parole di Tommaso un filo di verità. Tra Zorzi e Opini vige del resto un rapporto molto particolare, fatto d'amore e odio. A suscitare qualche ulteriore dubbio sono peraltro circolati in rete alcuni filmati dove il figlio di Alba Parietti commentava ambiguamente l'ex volto di Riccanza. Ad ogni modo, mentre i due si trovavano insieme a parlare, a un certo punto Tommaso ha sussurrato a Opini: comunque sono innamorato di te. Francesco ha subito ribattuto: anch'io. Lasciandosi poi andare alle risate. Il video dei due geffini sta già facendo il giro del web, mentre ci si domanda se il presentatore sportivo abbia capito qualcosa di diverso dalle parole del suo amico, oppure se sia stato ancora una volta solo uno scherzo.